Amici del Calcio a 5, buonasera e benvenuti alla prima puntata di Zona Futsal, il programma edito da Radio 00, che si occuperà del calcio a 5 a 360 gradi. Analizzeremo quello che è stato l'ultimo turno e quello che sarà il prossimo turno. Analizzeremo i campionati a livello nazionale e regionale e lo faremo di puntata in puntata con degli ospiti davvero speciali. Ospiti, che come puntata zero di questo nuovo format non poteva assolutamente chiedere di meglio. Abbiamo infatti qui con noi questa sera Dadila Cariello, direttrice generale del Bitonto Calcio 5 Femminile. Buonasera a tutti. E il pioniere del Calcio a 5 Bitontino, il direttore sportivo del Futsal Bitonto, Vito Cozzella. Buonasera a tutti. Allora, le presentazioni le abbiamo, le abbiamo già fatte. Io direi che possiamo partire assolutamente con, con i contenuti, partendo dalla Serie A Femminile. L'ultimo turno ha visto il Bitonto battere per 3 a 6 l'Irpina e nel, nella gara infrasettimanale di Coppa vincere per 5 reti a 1 contro il, il Tikitaka ed avere l'accesso storico alle Final Four di, di, Coppa, di Coppa Italia. Immagini che prego alla regia di mandare in onda, prima di commentarle assieme alla direttrice generale Dalila, Dalila Cariello. Dalila, facciamo un piccolissimo passo indietro. Partiamo dalla sfida di mercoledì, un'atmosfera magica, un palapanzini pienissimo, una gara bellissima ed un risultato storico per, per il calciacinque 5 bitontino femminile. Sì. Eh, sì, aspettavamo quel momento da giorni, e onestamente non ci aspettavamo tutto quello che vediamo qui nelle immagini. Eh, sì, sicuramente come dici tu è stato un traguardo storico raggiunto. Quindi possiamo dire essere felici di aver messo il primo eh, tassello eh, e di averlo raggiunto. Poi è chiaro, è tutto ancora da, da fare, tutto ancora da giocare, tutto ancora da definire. Però essere arrivati fino a qui è già per noi un grandissimo passo. Dai la, da, penso che la motivazione più alta risalga a qualche tempo addietro, forse ad un anno fa. A quell'eliminazione un po' precoce dello scorso anno. Penso che sia stata quasi una, una promessa fatta un anno fa di, di superare lo scoglio che c'era stato e di avere accesso alle, alle Final Four di, di Coppa Puglia. Che vi ricordo si disputeranno il prossimo 22-23 aprile. Con sede ancora da definire. Sì, effettivamente, dall'anno scorso è stato amaro, e quindi volevamo rifarci, sicuramente. Volevamo provare, tra l'altro ci è capitata anche la stessa squadra, ironia della sorte, e quindi ancora di più volevamo dire la nostra e volevamo dimostrare che uh, il risultato dello scorso anno non era, non era stato quello giusto. Quindi quest'anno ci abbiamo riprovato, ci siamo riusciti. Chiaro, uh, purtroppo una delle due doveva uscire. Fortunatamente eh, sono usciti gli altri, e siamo rimasti noi, eh, però come ti ho anticipato dobbiamo ancora lavorare tanto, quindi non è detta l'ultima. Ci proveremo. Dalira, rivedendo le immagini che stiamo guardando anche noi qui adesso in, in diretta, che sensazioni provi? Provi le stesse identiche sensazioni che hai provato durante il, il live match? C'è qualcosa che ti è rimasto, qualche sfumatura o insomma qualcosa che, che ci vuoi raccontare? Si intravede dalle immagini la mia postura molto serena e se ti devo essere sincera non ricordo, non ricordo niente di quel giorno, perché forse è troppo presa dall'ansia, dal, dalla paura anche di non farcela, perché le partite di campionato hanno un'altra storia rispetto a quelle di coppa, le gare secche... Sono secche, quindi un passo falso potrebbe essere determinante, quindi eh, è stata chiaramente molto sentita. Molto sentita in settimana, nelle settimane precedenti, anche il mister, le ragazze la, hanno cercato di prepararla al meglio per essere pronte. È stata un'emozione indescrivibile. Soprattutto vedere tutta quella gente coinvolta, appassionata, è stato bellissimo. Infatti, speriamo di poter arrivare più in fondo possibile per poter ripetere quello che è stato lo scenario del Palapanzini il 25 gennaio. Scenario del Palapanzini, in cui, fra i tantissimi figuranti che hanno affollato gli spalti, c'era anche il direttore sportivo del futsal Bitonto, Vito Cozzella. Il direttore, un, un parere da uomo di, di futsal, serate di, di, di questa caratura. Che, che immagini sono per il movimento intero del calcio a 5? Un movimento che ripetiamo da anni continuano a definire come movimento secondario, ma un movimento che in questi ultimi anni invece si sta fermando sempre più. Beh, vedere tutta quella gente a Giovinazzo l'altra sera è stato veramente un motivo di orgoglio anche per chi non, non è parte integrante della società, perché significa che il futsal a Bitonto è riuscito a raggiungere. Oramai dei, dei livelli veramente alti. Io non credo che in giro si vedano palazzetti così pieni. Personalmente uh, ho sempre seguito il futsal e ho sempre seguito partite anche di categorie superiori. Ed è veramente difficile, se non in determinati momenti della stagione, cioè quando ci si gioca qualcosa di importante, vedere dei palazzetti così, così pieni. È stata un'emozione. È stata una bella partita. Io l'ho vissuta un po' diciamo più di distacco però sempre con molto pathos con molta eh, diciamo enfasi perché eh, comunque è chiaro che ci tenevamo tutti quanti affinché finalmente si, si, si poteva riuscire a, a sfatare questo tabù tikitaka è stata una partita veramente non voglio dire a senso unico ma giocata benissimo dal bitonto che per mentalità Sta dimostrando di essere forse la squadra più attrezzata, quest'anno. Direttore, dal, dal punto di vista, insomma, sportivo e non solo, uh, che immagine, secondo lei, per, uh, per una città in cui ci sono due movimenti di, di futsal, sia maschile che femminile, avere una dirigenza che segue rispettivamente le partite dell'altra dell squadra? Ma, uh, penso che debba essere la norma, ma molte volte non succede, non succede questo. Um, siamo due realtà di una stessa disciplina, ma comunque con che uh, lavorano in ambiti diversi, nel senso noi siamo un maschile, siamo in Serie B, uh, loro sono una femminile, stanno in Serie A, quindi non c'è non ci può essere rivalità, non ci può essere uh, voglia di uh, prevalere sugli altri, perché siamo uh, due grosse uh, realtà, due grossi progetti che sono nati, si sono sviluppati nel territorio che vanno con le loro gambe e che non hanno nessun motivo per non essere unite. Dagliela lo può confermare, molte volte anche sugli allenamenti o su altre tematiche noi ci confrontiamo in maniera molto tranquilla perché così deve essere. Quindi noi viviamo veramente con molta gioia i, i risultati delle, delle ragazze e credo che sia, la, sia reciproco anche da parte loro la stessa cosa. Archiviata la Coppa per il Bitonto Calcio 5 Femminile, tre giorni dopo è stato tempo di campionato, una sfida in trasferta, una sfida di quelle ostiche da, da affrontare, ma il Bitonto Calcio 5 Femminile ce l'ha fatta, ha battuto per 3 a 6 l'Irpina al termine di una gara che insomma, ha dimostrato che le gare dopo la Coppa non sono mai assolutamente semplici da affrontare. Prego la regia di mandare in onda gli highlights che ci ha gentilmente concesso l'ufficio stampa del Bitonto Calcio 5 Femminile e commento assieme alla direttrice Dali Lacariello questa, questa vittoria. Allora, una vittoria comunque sofferta e io faccio personalmente i miei complimenti all'Irpinia, che eh, rispetto all'inizio del campionato, quindi alla prima partita terminata per 10 a 0, è tutta un'altra storia. È una squadra che è cresciuta, che si è allenata, e sicuramente mi sa che avrà fatto anche qualche innesto nel mercato invernale. E si, si conoscono ormai meglio le ragazze, sicuramente giocano cominciano a, a giocare in maniera diversa. Non è stata una partita per niente semplice, e io che ero lì quindi dal vivo ho vissuto davvero le, la difficoltà delle ragazze, e nonostante abbiamo provato e abbiano provato in tutti i modi ad arrivare sotto porta ma a poca lucidità, sicuramente dettato anche dalla stanchezza fisica e mentale, perché l'impegno della coppa non è stato un impegno da poco. E le ha coinvolte molto eh, a livello soprattutto psicologico. E poi chiaramente giocare con il Tikitaka eh, tre giorni prima, quindi una partita molto fisica, e poi ritrovarsi a distanza di tre giorni a giocare una partita contro una squadra comunque fresca, perché mh, non era stata impegnata in nessun turno infrasettimanale, è stato difficile. Però, come eh, diceva Vito, e eh, io lo riconosco quest'anno, eh, mentalmente la forza mentale, la forza del gruppo, dello spogliatoio, ti aiuta anche a vincere le partite difficili. Quindi, eh, dopo un primo tempo sofferto, eh, nel secondo tempo sono rinate e hanno messo le cose in chiaro. Infatti, poi si è visto comunque una vittoria abbastanza netta, se non fosse per qualche errore difensivo. Eh probabilmente mh, non ci sarebbe stato neanche quel terzo gol che è stato l'ultimo per loro. Analizziamo assieme alla regia quello che è stato l'ultimo turno del campionato di Serie A femminile, un uh, ultimo turno che ha visto insomma... Il Pescara pareggiare per 2 a 2 col Tikitaka e permettere al Bitonto di riprendersi la vetta della classifica in coabitazione con lo stesso Tikitaka. Pareggio per 2 a 2. La vittoria del Bitonto col, con l'Irpida per 3 reti a 6. La vittoria netta, schiacciante, questa fondamentale direi in chiave salvezza per il, il Verona contro il, il Fondi. Il pareggio pirotecnico fra il VIP e la Kickoff per 6 reti a 6. La sconfitta casalinga del Real Stat, prossimo avversario del, del Bitonto per 0 a 4 contro il Rovigo Orange, il pareggio tra il Molfetta e la Lazio calcio a 5 per 3 a 3 e la vittoria in trasferta del Città di Falconara sul Pelletterie per 5, eh, per 5 reti a 2. Dalila, eh, tra questi risultati che abbiamo appena elencato, quale pensi secondo te che sia stata la, la sorpresa e quali invece pensi siano state le conferme? Allora, come sorpresa... Eh... Sinceramente, mm, no, guarda, io guardavo il risultato del Pescara Tikitaka, il pareggio, e, è chiaro, in chiave classifica per noi è stato ottimo il pareggio, quindi abbiamo, siamo diciamo tornati eh, nella nostra zona. Eh, un pareggio importante, una partita... Io non l'ho vista, non ho avuto modo di vederla, però mi hanno, da, dagli highlights e poi da, dai racconti, mi hanno detto che è stata davvero una partita fantastica, soprattutto per chi era sugli spalti. Uh, comunque quest'anno nel campionato ce ne sono di sorprese. Cioè le neopromosse, VIP, pelletterie, che sono squadre molto attrezzate, e, e secondo me faranno ancora, cioè hanno ancora tanta strada da percorrere, ma secondo me faranno bene. Eh, anche perché il Pelletterie ha un'ex giocatrice, come la presto, e secondo me la sua mano si vede, si sta vedendo. E le ragazze oggi che cominciano a conoscerla, ad imparare magari i suoi schemi, i suoi modi di fare, si vede, si vede. E saranno anche partite ostiche per noi, sicuramente. Prego da legge di mandare in onda anche la classifica dopo quello che è stato l'ultimo turno. Una classifica che vede il Bitonto e che andare a braccetto in vetta alla classifica a quota 41 punti. Segue immediatamente sotto di una lunghezza il Pescara a quota 40 e la città di Falconara a quota 38 punti. 27 punti per la Kickoff, 21 per la Lazio, 20 per il VIP. Nella parte destra della classifica invece 19 punti per il Pelletterie, 18 punti per il Verona, 17 per il Rovigo Orange, 14 per la Molfetta Femminile. 11 per l'Irpina, ultimo avversario del, del Bitonto, 7 punti per il Rastatte e un solo punto per, per il Visfondi. Direttore sportivo Vito Cozzella, al netto di quella che è la classifica e al netto di quello che si è visto nel giro in andata, chi secondo lei ha, ha rappresentato fino a questo momento la, la rivelazione, chi invece sta rappresentando una sorta di, di, di delusione e chi invece insomma, sta confermando quelli che erano i favori del pronostico? Guarda, per quello che uh, sono le mie conoscenze io credo che sia un campionato dove uh, le quattro che dovevano fare mh, corsa a sé mh, sono lì e sono quelle che a mio avviso poi si andranno a giocare il titolo. Uh, gli altri, io mh, ripeto, forse mi aspettavo qualcosa di più dalla Lazio anche un po' per la storia, uh, però per il resto... Mh, mi dispiace per lo Statte, non pensavo potesse uh, avere la classifica che in realtà <coughs> adesso è penultima, uh, però tutto sommato credo che questa classifica sta rispecchiando i reali valori dei, dei roster e quelle quattro combatteranno fino alla fine. Uno Statte, prossimo avversario del, del Bitonto che come abbiamo appena visto staziona al penultimo posto nella classifica a quota 7 punti, uno Statte pertanto alla ricerca disperata di punti di salvezza, uno Statte da Dilacariello che sicuramente renderà cara la pelle al Bitonto. Se pensiamo alla partita di andata, una partita tutta a cuore da parte dello Statte, un solo gol da parte nostra su punizione di Diana, e sicuramente sarà una partita difficilissima. Partendo dall'idea che quest'anno nessuna partita è semplice e lo ha dimostrato l'Irpinia con noi domenica, sicuramente quella con lo stat è una partita molto sentita perché noi abbiamo due ex giocatrici eh, tarantine nel nostro, nella nostra squadra, tra l'altro due giocatrici mh, importanti e quindi sicuramente sarà sentita anche questa. Noi cercheremo, di fare del nostro meglio, di... ci stiamo allenando, stiamo cercando di, di arrivare più preparati possibili alla partita di domenica, però è chiaro, poi il campo dirà la, la sua, la sua. Come, come sempre. Prego la regia di mandare in onda quello che sarà il prossimo turno del campionato nazionale di, di Serie A. Che vedrà l'anticipo fra la Lazio e il VIP il 4 febbraio, e in successione il 5 febbraio, Audace Verone Pigna alle ore 15. Rovigo Orange contro Molfetta femminile alle ore 17, calcio di inizio alle ore 18 per la città di Falconara contro Fondi. Una sfida che verrebbe quasi dire testa testa coda dal, dal risultato scontato, ma così no, non è mai. Stesso orario di inizio per kick off Pescara e Tikitaka contro pelletterie. Calcio di inizio alle ore 18.30 per Bitonto femminile contro Real, Real State Daira è direttore, al netto di quella che sarà la prossima sfida, cosa ce l'aspettassi secondo voi? Allora, sicuramente una partita da vedere. Eh, una partita interessante sarà quella eh, del 4 febbraio Lazio-Vip. anche quella del Rovigo con la femminile Molfetta. Eh, secondo me, è una partita tutta, tutta da vedere. Poi, chiaro, se parliamo del Città di Falconara con il fondi. Sembra una partita già segnata, eh, però mi aspetto anche dalla kick off qualcosina in più. Se consideriamo che ha eliminato il città di Falconara ai quarti, c'è tutto e eh, Danilo, secondo me quest'anno è tutto da vivere, <ride> cioè non c'è eh, escluso quelle che appunto sono magari nella zona bassa della classifica. Secondo me lo Stat ho detto, quest'anno sta vivendo un momento per la società, secondo me un momento storico molto difficile. Anche perché, scusami se ti interrompo, non dimentichiamo che lo Stat è stata una delle finaliste lo scorso anno della, della Coppa Puglia, a giocarsi la finale fino all'ultimissimo secondo contro il Città di Falconara, quindi voglio dire... È una stagione sicuramente travagliata, ma è una stagione dal quale trarre le motivazioni insomma, per, per difendere con gli unghie e con i denti la categoria. Ma al di là di quello che ha fatto l'anno scorso, che sicuramente ha fatto bene, io ero lì sugli spalti di Picelli a guardarmi la, la partita, una partita bellissima tra l'altro. È proprio un momento, secondo me, storico, difficile per una società che ha fatto tanto e ha fatto la storia di questo sport se pensiamo ai titoli, se pensiamo alle giocatrici che ci sono passate. Quindi davvero io mi auguro che possa risanare diciamo, la situazione, possa diciamo, rimettersi in marcia perché secondo me merita uh, un posto diverso della classifica rispetto a quello che sta ricoprendo adesso. Assolutamente sì abbiamo analizzato a 360 gradi quello che è stato il campionato di serie A femminile Volgiamo adesso lo sguardo dall'altra parte della barricata parlando del futsal maschile E lo facciamo con il girone G del campionato di serie B e lo facciamo assieme al direttore sportivo Vito, Vito Cozzella Direttore nell'ultimo turno il futsal Bitonto ha osservato il proprio turno di riposo E prego la regia di mandare in onda quella che è stata l'ultimo turno per vedere quali sono stati i risultati Partiamo da quello che era il big match di, di giornata Taranto contro Diaz, che ha visto il Taranto confermarsi ancora una volta. Insomma, l'invert alla classifica e battere un avversario ostico come la Diaz. La vittoria netta questa del San Michele contro l'Alma Salerno per 3 a 8. La vittoria anche netta del Bernalda contro il Futsal Noci per 7 rete 3. Col Bernalda, che è il prossimo avversario dei, dei Nero Verdi. Il pari pirotecnico per il Castellana e laudace Monopoli per 5-5. Gara questa è delicatissima in zona playoff. La vittoria netta del Potenza per 10 rete 3 sulle sinistre in un derby tutto quanto Lucano e la vittoria schiacciante del Palo del Colle col, col Pisticci. Direttore, un sedicesimo turno che non ha deluso assolutamente le aspettative, forse ha mantenuto fede insomma, a quella che è la classifica. Sì, diciamo che ha un po' confermato quelli che sono um, un po' gli equilibri di, questa, um, di, questo, girone, di questo girone G. Uh, le tre che corrono... E stanno facendo diciamo un po campionato a sé poi ci sono c'è il gruppone dei playoff le ultime due che diciamo sono abbastanza staccate da tutte le altre io ho visto taranto diaz ed è stata una partita veramente ben giocata anche dalla diaz uh, alla fine il taranto ha vinto con un guizzo però mh, Secondo me, un pareggio sarebbe stato anche il risultato più giusto e poi sono passato sul campo del Bernalda perché, ovviamente, sono i nostri prossimi avversari e li ho voluti un attimino guardare un po' più con attenzione. E devo dire che sono veramente una squadra che, rispetto all'inizio, dove hanno avuto parecchi problemi sia di uh, amalgama della squadra sia di infortuni, uh, negli ultimi giornate stanno veramente uh, inanellando risultati e prestazioni convincenti e quindi sabato sarà sicuramente una partita assolutamente non facile um, per il resto la giornata ha confermato quello che, quello che è. tre che lottano per il campionato gli altri che devono lottare per i posti playoff e gli ultimi due che sono abbastanza indietro l'ultimo turno il Bitonto lo ripetiamo ha osservato il proprio turno di riposo Prima del turno di riposo, però, è sceso in campo nella trasferta di Noci. Una trasferta complicata, ma in cui il Bitonto ha fatto valere il proprio, il proprio valore, battendo per 4-0 l'avversario. Nelle lights che stiamo per, per mandare in onda e che commenteremo assieme. Direttore, era un campo difficile, lo sapevamo. Una squadra insomma, che lotta per salvarsi non è mai semplice da affrontare. Il Bitonto, però, ha saputo gestire perfettamente la gara e ha portato a casa il risultato. Tre punti d'oro potremmo definirli. Sicuramente sono tre punti d'oro che ci danno comunque eh, molto morale e convinzione che finalmente eh, forse la strada giusta è stata intrapresa. Abbiamo saputo soffrire quando c'è stato da soffrire, però poi eh, diciamo che mh, abbiamo preso la partita in mano e l'abbiamo portata a termine mh, con relativa tranquillità, diciamo che uh, abbiamo giocato su un campo che non è mai semplice sia per la squadra che affrontavamo sia per le dimensioni, perché uh, noi bitontini non siamo abituati ai 40-20, quindi uh, giochiamo e ci alleniamo su campi uh, sicuramente più piccoli e questo incide molto soprattutto nei primi minuti di partita. Uh, per il resto il Noce all'andata ci aveva uh, sorpreso vincendo da noi e questa volta siamo stati sicuramente più attenti e più concreti per portare questi tre punti molto importanti a casa. Tre punti fondamentali con quattro reti d'autore. Dai vederla da fuori questa squadra, che impressione ti ha fatto? Allora, a parte che siamo due società sorelle più o meno, perché così come dicevamo... Fratelli, anticipava... fratelli e sorelle. Vabbè, fratelli. Oh. Deve mettere sempre i puntini sulle i. Come aveva anticipato Vito, collaboriamo parecchio, soprattutto nella gestione degli orari, degli spazi. Quando possiamo, cerchiamo di venirci incontro perché penso che sia la base anche della sportività. E, mh, come squadra, all'inizio hanno avuto diverse difficoltà, ma giustamente è una squadra nuova perché quasi tutta. Uh, Nuova, quindi parecchi innesti e giustamente è tornato il mister ma con una squadra che eh, non era più quella dell'ultima volta e quindi chiaramente le partite, le, gli allenamenti poi l'esperienza fatta sul campo ti dà quella sicurezza, quella fiducia e dopo un po' devi aggiungere lo step, punti eh, perché è normale. E sono contenta per loro che nelle ultime giornate hanno comunque eh, ottenuto dei risultati utili eh, per il morale sicuramente, ma anche per eh, allontanarsi da quella zona eh, di bassa classifica che comunque considerata la squadra che hanno non, non meritavano. Eh, mi auguro che anche sabato... Se non sono <ride> Una... Spero che anche sabato possano dire la loro e possano portarsi i tre punti a casa. Una classifica del, dell'ultimo turno che andiamo a rivedere assieme alla regia. Con il Taranto, come dicevamo, sempre più lanciato, insomma, verso la vetta della classifica, quota 38 punti, segue distaccato di due lunghezze il Dream Team Palo del Call a quota 36. San Michele ha quota 30 punti, 27 per la Diaz, 25 per il Monopoli, 23 per il Città di Potenza, 19 per il Futsal Bernalda, prossimo avversario del Bitonto, 19 punti per il Castellana, 17 per il Futsal Bitonto, 15 per Senise e Futsal Noci, 3 per Pisticci e 1 per Alba Salerno. Direttore, al, quel, al netto di quella che è la classifica, possiamo definire la sfida di sabato come fondamentale per restare aggrappati a quel treno lì? Se vuoi raggiungere i playoff devi vincere sabato, questo è fuori discussione, anche per vari incroci che ci sono e quindi un, un risultato favorevole sicuramente ti porterebbe a, a scalare eh, ulteriori posizioni in classifica. È chiaro, noi non possiamo più sbagliare, eh, ci siamo giocati quasi tutto il girone d'andata tra, come diceva giustamente Dalila, tra problemi di amalgama e infortuni uno dietro l'altro. Eh, però adesso è arrivato il momento di, di, di giocare come se fossero tutte finali cercare di fare quanti più punti possibili perché l'obiettivo uh, è lì, è a portata di mano però uh, non bisogna più fare passi falsi e dimostrare anche agli altri che il Bitonte è tornato e che comunque farà bene fino alla fine Direttore, al netto di, di quella, quella di che abbiamo visto, appena visto di... eh, la, la classifica Bellissima potremmo definire sia la lotta per, per chi salirà direttamente in Serie A, bellissima possiamo anche definire la lotta playoff. Ci sono tantissime squadre imbrigliate in, in pochissimi punti, prego la regia di rimandare la grafica in modo tale da, da poterla analizzare. Taranto, Trintinpale e San Michele, tre squadre l'ha in otto punti, seguono subito dopo a 27-25 Diaz, Audacia e Monopoli, e in piena zona playoff poi ci sono anche Potenza, Bernalda, Castellana e Bitonto e Senise. Voglio dire, forse un campionato così equilibrato non si vedeva davvero da anni. Allora Teniamo conto che il San Michele ha due partite in meno: una da recuperare col Potenza e una da rigiocare per un errore tecnico con il Castellana quindi potenzialmente potrebbe anche, uh, il divario tra la prima e la terza potrebbe anche uh, diventare mh, più basso. E poi dopo c'è il gruppone, uh, c'è la Diaz che ha preso un po' di vantaggio e poi c'è il gruppone racchiuso in sei punti, consideriamo anche che uh, noi abbiamo già riposato e quindi uh, chi ci precede ha una partita in più uh, rispetto a noi. Uh, io penso che fino al Futsal, al Futsal Noci... La lotta è aperta perché dalla quarta alla, alla forse anche la settima potrebbero raggiungere i playoff, uh, escluso Pisticci, Alma, Salerno e, i tre, e le tre che sono ormai andate, le altre sono due, quattro, sei, otto squadre si giocano quei, quei, quei piazzamenti playoff. Dalila, un campionato bellissimo, equilibrato, che testimonia come di anno in anno la Serie B aumenta il proprio valore tecnico. Sì, sicuramente sì, e l'obiettivo non solo per la Serie B, ma per la Serie A, per la Serie A2 è proprio quello, cioè cercare di alzare sempre più l'asticella, eh, ma dovrebbe partire direttamente dalle società, se la società intende eh, in maniera eh, appunto un po' più elevata quello che è un semplice sport di nicchia probabilmente potremmo raggiungere in pochi anni i risultati sperati. C'è anche una terza squadra di futsal a Bitonto maschile ed è quella che sta disputando il campionato regionale di serie C2 ed è la futura Bitonto. Una futura Bitonto chiamata venerdì al match casalingo contro il Cus Foggia. Due squadre separate in classifica, il Bitonto viaggia all'undicesimo posto a quota 19 punti, il Cus Foggia viaggia al secondo posto a quota 40 punti. Uh, Dalila, uh, un, un nuovo progetto Bitontino, è ancora acerbo, ma è un uh, progetto che si sta affermando con uh, un uh, particolare non uh, di, di, poco, di poco conto: dare spazio ai giovani Bitontini. Sì, sicuramente nasce per quello: nasce per far avvicinare mh, molti ragazzi, molti giovani a, questo, a quello che è il calcio a 5. Qualcuno ci aveva già giocato, qualcuno ci aveva provato e poi magari è tornato sui suoi passi, qualcuno invece non, non ne sapeva nulla e si è lasciato trascinare, però l'obiettivo è quello, l'obiettivo è crescere, formare ragazzi giovani e non eh, che possano divertirsi, possano fare bene e soprattutto possano condividere quello che è il campo, lo spogliatoio che al di là di tutto è sempre... Mh, Fonte di crescita per tutti, direttore. Tantissimi dei, dei ragazzi che insomma vestono la casacca nero verde della futura Bitonto, potremmo definire insomma, dei, dei figli. Dei, dei vostri figli di futsal. C'è chi è più giovane e c'è chi ha anche qualche anno in più di esperienza. Vedere adesso da fuori vestire i colori nero verdi in questo nuovo progetto, che effetto le fa? Sicuramente è un motivo di orgoglio, perché significa che mh, non si è lavorato in vano questi, questi anni. Uh, Diciamo che per l'80% sono tutti ragazzi che io conosco abbastanza bene perché uh, sono, passati, sono passati chi più chi meno da, um, uh, diciamo dalla nostra società. Uh, noi abbiamo accolto con um, molta simpatia ed entusiasmo questo progetto uh, a luglio. Della, della futura perché è anche giusto uh, dare spazio a um, ragazzi giovani del territorio che non sono ancora pronti per categorie superiori ma che uh, vogliono mettersi in gioco, crescere e uh, essere pronti magari tra Uh, tra, tra qualche anno. Il progetto futuro è un progetto coraggioso, è un progetto comunque stimolante ed è un progetto che uh, deve andare avanti al di là dei risultati, perché mh, quando si punta sui giovani si sa che uh, si viaggia un po' sulle montagne russi, per, eh, russe, perché i giovani. Uh, hanno picchi di entusiasmo incredibili che ti fanno vincere partite insperate, poi momenti di depressione totale che ti fanno perdere uh, di mano partite già vinte. Quindi, um, secondo me, non bisogna guardare la classifica, bisogna guardare il progetto, la crescita. Hanno un mister molto preparato, bravo, che sa lavorare con i giovani. E quindi um, è, è, una bella, è una bella realtà che deve continuare a crescere e non deve perdere entusiasmo. Facciamo un piccolissimo passo indietro e andiamo a vedere assieme all'aiuto della regia quello che sarà il prossimo turno del campionato nazionale di Serie B Girone G, un uh, turno che vedrà insomma la sfida tra Audace Monopoli e Dream Team Palo fondamentale per entrambe le squadre, per la prima restare agganciati al treno playoff, per la seconda restare agganciati alla, alla vetta occupata dal, dal Taranto, la sfida fra il Bitonto e il Bernalda. La sfida questa potremmo dire insomma, delicatissima in chiave salvezza fra il Pisticcio e l'Alma Salerno è un vero e proprio scontro diretto. La Diaz che ospiterà in casa il Città di Potenza, anche questa sfida eh, insomma è da tenere d'occhio per, per il Bitonto. Il Fuzzannoci che cercherà punti di salvezza contro la capolista Taranto Calcio a 5 e la sfida fra il Senise ed il, ed il Castellana. Direttore insomma diciassettesima giornata sembra quasi un crocevia per tutto il resto della stagione. Tutti i scontri diretti, come ti dicevo prima, è una, um, una giornata fondamentale per uh, capire quali sono le reali ambizioni di, di tutti, uh, sia per chi vuole vincere il campionato, per chi vuole andare ai playoff, ma anche per le ultime due che si incrociano e quindi. Uh, Probabilmente avremo forse un, un responso quasi definitivo se dovesse vincere il Pisticci. Uh, L'ho detto prima: è una giornata fondamentale. A noi tocca solamente vincere, non pensare agli altri, e poi uh, sabato alle 6 capiremo se uh, siamo in una buona posizione o se dobbiamo continuare ancora a, a macinare <ride> sudore per poter, per poter raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo parlato di giovani e analizziamo insomma, nello, nello specifico i campionati giovanili che vedono le donesse insomma, del, del Bitonto 5 Femminile disputarsi alla grande il loro, il loro campionato. E i ragazzi del futsal Bitonto provare insomma, a, a dare un segnale di, di continuità. Dali la Bitonto a punteggio pieno in classifica, Bitonto che va su un di gol. Sicuramente, insomma, la guida tecnica di Lusileia sta portando i risultati sperati. Sì, l'ANDER è stata una scommessa. Sinceramente, come primo anno, eh, qualcuno diceva eh, che siamo stati costretti, un po' tutte le società. Questo è vero. È vero perché quest'anno la federazione aveva imposto una multa per chiunque non si fosse iscritto. E... Noi probabilmente non l'avremmo fatta, onestamente, però mh, se potessi tornare indietro eh, con il senno di poi, quindi con quello che sta succedendo, con, quello, con il posto che occupiamo e con quello che è accaduto eh, nelle giornate eh, precedenti, ti dico che mh, lo, lo rifarei. Lo rifarei perché... Innanzitutto le, i giovani sono una scommessa, ma eh, sotto, in tutti gli ambiti e sotto tutti i punti di vista. Non eh, ci aspettavamo di mettere su comunque una squadra competitiva, indipendentemente dall'aiuto eh, e dalla collaborazione delle due under che comunque giocano in prima squadra, che sono di Vincenzo ed Enrico. E Enrico ormai è una pedina storica del Bitonto, e, ma non ci aspettavamo che le ragazze rispondessero così bene. Sicuramente la guida di Lusileia è fondamentale per loro perché è fonte di ispirazione, perché Lusileia ti insegna e te lo fa guardare il movimento. Quindi, sicuramente per i giovani puoi apprendere è, è molto più semplice. E una cosa è mostrarlo sulla lavagna, una cosa è farlo proprio in campo, quindi, sicuramente per loro. È motivo eh, d'orgoglio e mh, per noi lo è ugualmente cioè eh, indipendentemente da come possa andare eh, da come possono andare le partite a venire da, da quello che mh, potrà accadere l'unica cosa è che come under come primo anno ci siamo già qualificati alla final Four di coppa italia quindi penso che per le ragazze, per le famiglie, per noi come società questo sia grande motivo di orgoglio a prescindere da come poi andrà a finire. Assolutamente sì, un altro motivo d'orgoglio invece per quel che riguarda le giovanili del bitonto maschile e insomma per il terzo anno consecutivo, innanzitutto essere riusciti a dare una continuità di progetto, ma soprattutto essere riusciti a portare in primis in prima squadra alcuni ragazzi e come seconda cosa a fare esordire anche in serie B. Sì, uh... I giovani sono il nostro futuro, cioè non è una frase banale anche nel nostro, nel nostro sport, perché nella nostra disciplina. Perché se vogliamo sostenere uh, questi progetti, dobbiamo necessariamente, dopo un periodo in cui, essendo una diciamo, città, abbastanza uh, lontana dal futsal fino a qualche anno fa, Dobbiamo necessariamente uh, investire sui giovani perché uh, altrimenti non, non si può sempre uh, attingere da uh, città limitrofe. Uh, noi siamo Bitonto, siamo una città uh, con tanti ragazzi e con tante ragazze che stanno conoscendo questa disciplina, che hanno voglia, che hanno entusiasmo e quindi dobbiamo sta a noi cercare di valorizzare al meglio. Poi i risultati delle classifiche se vengono... Uh, Ebbene, se non arrivano i risultati va bene lo stesso, uh, il motivo di orgoglio è quello che poi uh, aggreghi agli allenamenti uh, ragazzi promettenti e poi li fai anche sordire in un campionato importante come quello di Serie B nazionale e loro rispondono anche senza timori. Ve l'avevamo annunciato insomma qualche ora fa, ce l'abbiamo adesso qui in diretta, l'ospite... Tra virgolette calcistico di questa prima puntata di Zona Futsal è il centrale con la maglia numero 7 del Bitonto 5 femminile Diana Santos. Diana sei con noi? Sì, sì mi, mi ascoltano? No. È un grandissimo onore poterti avere insomma come, come ospite in, in questa primissima puntata. Diana, abbiamo visto anche lo scorso sabato l'ennesima tua perla in questi due, due anni di, di futsal eh, di, di Bitonto Calcio 5 femminile. Diana, raccontaci un attimino, insomma, la settimana, l'ultima settimana del Bitonto tra la Coppa, il campionato, e quello che sarà poi l'impegno di sabato con, con lo l'Ostat. Eh, Buonasera a tutti, penso che abbiamo fatto una settimana. É, tropo forte, tropo pesante, porque abbiamo jogado contra duas esquadras fortíssimas, de alto nível, que sempre fazem fa estar ao máximo dentro de campo, fora, porque há é, sempre que manter a testa, é, testa firme, a testa em partida, e penso que não fazemos na bela partida contra a porque era um pouco um pouco estanque mas vai bem eu chamo com o triponte que pelo que que é, que é o mais importante com é, esta semana estamos laborando para jogar contra o contra o Estátie que na primeira partida em girone di andata não não andamos beníssimo abrimos vinte solo de 1 a, 1 a 0 e penso que a dessa é, é um tropo diverso, é uma outra, uma outra competição, porque é tanta coisa que já sucede e estamos lavorando bem para todas as partidas que estão arrivando. Diana sei da due anni qui, qui in Italia qual è il tuo giudizio sul campionato italiano e in, nello specifico insomma su quello in cui, in cui giochi dove ci sono quattro squadre che lottano per, per aggiudicarsi il, il titolo finale che sono Bitonto, Pescara eh, Falconara e Tichitaca Quando ho, ho uh, visto di Brasile, sempre guardavo da Brasile eh, non pensavo che era troppo forte così il campionato sembrava eh, un po', un po' diverso, ma questi due anni sto vedendo che è un campionato equilibrato, è un, un campionato che c'è tante ragazze eh, bellissime, bravissime, di alto, alto livello, di nazionale e penso che, che stiamo faccia, facendo bene, eh, l'anno scorso fu così così, eh, tante di, di cose che sono successe con la nostra squadra di lezioni. penso que isso, isso não é andado bem para nós mas este ano estamos eh, todos 100% todos trabalhando para eh, para arrivar no mesmo objetivo e a bem é uma, sempre sempre uma partida dura contra o loro e eh, dizemos que contra o loro é aquele jogo em detalhe que se vinte em detalhe e, Penso che, che stiamo andando bene. Vogliamo, ovvio, arrivare a, a playoff, arrivare a tutte le finali, e vediamo, aspetto, speriamo bene. Diana, l'ultimissima domanda. Poi insomma diciamo, lascio parola agli ospiti quando la vogliono farti anche, anche loro. Come ti stai trovando qui a Bitonto? Quanto è bello giocare con l'affetto della, della gente? E qual è il tuo giudizio sulla città? eu me trovo beníssima qua, Mamma mia. É... é um piacere, tutti i giorni que sono qua que me trovo com le persone, e é tutti tudo... se eu estou a... em strada, qualcuno sempre Diana, 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 é, em negozio sempre così, assim. questo é più bello, é sempre in palazzetto quello tifo, sempre insieme a noi, quello È una forza in più per noi. Penso che questo fa la differenza. Tutti che vieni a giocare di, eh, qua a Giovinasso senti questa forza, questo tifo, e penso che questo fa la differenza per vincere la partita. Diana, abbiamo una domanda per te dallo studio. La domanda vuole farti dal, dal direttore sportivo Vito Cozzella. Ciao, no, Diana. No, Niente, no. ti volevo solamente chiedere: eh, tu sabato pomeriggio impegni? Ci serve un centrale, no, A parte gli scherzi, volevo solo farti i complimenti perché sei una giocatrice straordinaria, di, di intelligenza, di classe. Hai due piedi proprio baciati da Dio, e hai un'intelligenza fuori dal comune. E, è una mia opinione personale: forse non abbiamo ancora visto il 100% di Diana Santos, perché secondo me tu hai dei margini di miglioramento ancora. Enormi e ti faccio i miei uh, ti faccio il mio bocca al lupo per raggiungerli quanto prima. Perché secondo me non hai ancora espresso il massimo del tuo potenziale. Che già finora è stato enorme. Grazie, Vito. Eh, penso che, che con queste squadre è un po' difficile né, di, di dare 100 perché tutti sono bravissimi. E... Così, eh, pure, va bene. Renata, Carol, Lu, Bianca, e todas as outras, garotas que que o não sei se meu trabalho ma eh, eh, mais fácil, così, mas toda partida eu penso sempre em dar o meu máximo, aquilo que que posso fazer E va bene. penso che ovvio che sempre dobbiamo migliorare, sempre c'è quello che si può migliorare e io lavoro per questo, per stare sempre al 100% e dare tutto quello che posso alla nostra squadra Grazie mille a Diana Santos per essere stata qui con noi in questa primissima puntata di, di Zona Futsal Grazie a voi, grazie a questo spazio per stare parla parlando un po' di, di Futsal di, di di calcio scusa di calcio e va bene un bacio a tutti Diana buona serata anche <ride> a voi e allora siamo giunti in chiusura di questa primissima puntata di, di zona futsal eh, consentitemi di dire è stato un grandissimo orgoglio da parte mia poterla, poterla condurre e insomma sapere che, che ci avete seguito in, in, in tantissimi io ringrazio Diana Santos per essere stata qui con noi e ringrazio Daniela Cariello, direttrice generale del Bitonto Calcia 5 Femminile, e Vito Cozzella, direttore sportivo del Futsal Bitonto. Grazie a voi. Ringrazio la regia curata da Danilo Mingirulli e ringrazio tutti quanti voi ancora una volta per averci seguito. Vi rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana con nuovi ospiti, ma con la stessa passione di sempre. Grazie.